è stata svolta una proficua riunione ad inizio mese tra Caschi Bianchi, Protezione Civile, Guardie Ambientali ed Assessore Vicinanza per coordinare tutte le forze per fare unione in rete e portare dei risultati contro chi sversa rifiuti. I frutti si vedono, sono aumentate le contravvenzioni, nella scorsa settimana 5 multe da 500 euro per abbandono di rifiuti. L'ultima è stata combinata ad un battipagliese che sversava in via Brodolini pannolini usati di bambini. Multati anche tre proprietari di cani che portavano cani senza guinzaglio e non raccoglievano deiezioni.